quanto è strategica l'infrastruttura digitale in un fenomeno così complesso per ampiezza, per numeri, per la filiera coinvolta? Sì, i numeri che rappresentano il terremoto nelle Marche sono numeri impressionanti. Dai cittadini coinvolti, perché parliamo in termini di assistenza 32.000 persone, il numero di edifici danneggiati 45.000, l'insieme delle opere pubbliche e quelle artistiche insieme fanno 4.800 opere. Gestire un numero così importante di soggetti che interagiscono nella ricostruzione, di beni che vanno sistemati, escono ampiamente da quello che è un quadro ordinario, che è fatto di numeri molto più bassi. L'infrastruttura informatica, la rete, ha dato e aperto delle opportunità essenziali per poter gestire un fenomeno così complesso. La necessità di lavorare assieme, ad esempio, su uno stesso oggetto. Su uno stesso oggetto lavorano spesso comune, provincia, MIBAC, regione. E senza rete fare co-working, cioè lavorare insieme sullo stesso oggetto, è difficilissimo. Poter fare le scelte, dover scegliere fra 1.000 progetti quali sono i 100 che hanno priorità, che sono ben distribuiti sul territorio, che permettono di far ripartire un'attività. Senza una base di dati condivisa è impossibile poter fare questa selezione e andare avanti. Da una difficoltà estrema come quella del terremoto sono nati strumenti importanti e modi di lavorare fra enti e istituzioni che possono continuare anche dopo il terremoto. Una specie di spin-off dal punto di vista dell'attività che ci rende sempre più consapevoli di come si possa lavorare meglio, in maggior qualità e insieme, utilizzando anziché strumenti che stanno in locale, il classico foglio elettronico come si usa dire, la rete, le piattaforme evolute, che evitano da una parte la frammentazione del dato e la difficoltà di ricostruirlo, l'impossibilità di lavorarci insieme, e dall'altra quindi aprono opportunità da questo punto di vista, ma anche il fatto di poter condividere gli stessi strumenti e aiutarsi uno con l'altro e rendere sempre più solidale il percorso della ricostruzione. È stato fatto un lavoro ottimo da questo punto di vista. Le prossime tappe saranno quelle di rendere sempre più trasparenti i dati, averli e anche la possibilità di offrirli al cittadino come protagonista della ricostruzione del proprio bene, come protagonista della propria comunità, sia quello direttamente interessato al terremoto come strumento, sia quello fuori che può rendersi meglio conto di tutto quello che è stato fatto, di quello che sta accadendo e di come procedono le attività e le risposte. Ci darà una dimensione diversa sul modo di interagire con la pubblica amministrazione con un fenomeno così difficile e d'altra parte strumenti che in ordinario ci faranno lavorare tutti quanti meglio, quindi un'ottima base sulla quale costruire un modo di fare pubblica amministrazione, di affrontare i problemi più evoluto, più in grado di affrontare la complessità del presente, più in grado di dare risposte ai cittadini.